Allora, io adesso voglio presentarvi Alessandro Radicchi, presidente della cooperativa Europe Consulting, di cui fa parte il centro diurno Binario 95. Ben arrivato Ben Alessandro. trovati a voi. Allora, Alessandro, ci spieghi brevemente, l'hai già fatto, ma insomma lo facciamo in maniera più sintetica, che cos'è Binario 95 e chi sono le persone che aiutate? Binario 95 è uno dei 16 centri di accoglienza e orientamento che si trovano nelle stazioni ferroviarie. Sono centri realizzati in locali concessi in comodato d'uso gratuito da Ferrovie dello Stato e gestiti da organismi del terzo settore. In questi centri trovano accoglienza persone che non hanno una casa, quindi noi cerchiamo di ridare una casa anche temporaneamente a chi non ha casa, quindi accoglienza e orientamento. Proprio alla stazione Termini c'è il Binario 95 che uno dei nostri ospiti tempo fa ha definito un club, perché in realtà non è che si viene solo ad essere assistiti, ma si può partecipare al laboratorio di pittura, al laboratorio di scacchi o anche al laboratorio di Ecco, scrittura. tante attività che danno proprio un vero e proprio orizzonte di senso alle persone che, insomma, ruotano intorno a questo club, chiamiamolo così, Binario 95. Il laboratorio di scrittura è popolare, chi lo segue? Che attività si Beh, fanno? il laboratorio di scrittura, in particolare quest'ultimo, è stato finanziato dalla Fondazione AECO di Lugano, che noi dobbiamo ringraziare perché senza queste fondazioni noi questo tipo di attività non potremmo farle. È iniziata a dicembre e ci partecipano una ventina di ospiti del centro, ma noi uno dei nostri sogni è quello di aprirlo anche ad altri ospiti di altri centri, quindi a tutta Roma. Quindi chi volesse darci una mano è benvenuto. Come sono organizzati i laboratori? Beh, In quanti diciamo. partecipano? Come... Partecipano una ventina di persone e il percorso è molto strutturato. Quest'anno abbiamo avuto tre persone che io ringrazio, che sono tre scrittori, Elisabetta Colla, Andrea Franco e Claudio Morici, che hanno costruito proprio un vero percorso, direi anche psicologico, perché partiamo proprio dall'entrare dentro quello che è la persona, quindi andare addirittura a capire quali erano i suoi legami familiari. Per esempio, c'è una domanda bellissima che io non ricordavo neanche che fosse nel corso. Esprimi che cos'è la paura per te. Quindi diciamo che non è solamente imparare a scrivere, infatti abbiamo la prima parte del corso che è Che di risposte sono narrazione. emerse alla paura? Eh beh, questo lo vedrete quando pubblicheremo qualcosa, quindi non possiamo Non dare, o lo sveliamo nulla. chiederete Non al sveliamo massimo, nulla. lo chiederete al massimo che uno dei partecipanti al laboratorio. No, A io la paura non la proposito, conosco. lui la paura non la conosce, colui che ha parlato è il nostro amico Massimo Consalvi, che è il redattore di Shaker, Sì. Pensieri senza dimora, che ovvero è il giornale di strada nato all'interno di Binario 95. Innanzitutto benvenuto a Siamo Noi, partiamo così. Ti posso chiedere innanzitutto perché ti sei ritrovato a vivere per strada? Beh, sono tante le cordialità negative che ho passato e quindi l'unico spunto è la strada. E ho preferito starmene per strada per diversi anni e poi una mattina mi sono svegliato e ho detto basta, così non ci si può stare. Conviene che trovo una situazione che fa comodo a me stesso e mi sono cercato da lavorare. Però prima sono andato al binario 1, poi il binario 1 mi ha mandato al binario 95, ho fatto Che è il quello colloquio giusto. dove sono entrato, ho conosciuto Radicchi, mi ha invogliato lui a salire scale diciamo, andò a lavorare adesso. Mi è piaciuto Shaker, mi è piaciuto andazzo come si lavora e buon lavoro. Hai frequentato il laboratorio di scrittura, insomma ti Sì. sei appassionato, a questo tema, alla scrittura. Perché? Cosa c'è di bello? E che c'è di bello? C'è di bello che uno si lasci, come si dice, c'ha più elasticità nella mente, conosce persone nuove, c'ha spazi più aperti d'orizzonte, insomma, si crea un mondo, diciamo, abbastanza socievole e tutto quanto. Tu adesso sei diventato, insomma, dicevo anche Massimiliano, redattore di Shaker, pubblichi articoli scritti da te, ma che cos'è che ti fa più piacere, Massimo, scrivere? Ma a me un po' di tutto mi fa piacere scrivere, purché riesco a, come si dice, a sviluppare meloni. Perché a scrivere ci deve avere pure una Che certa sarebbe la classe, testa, diciamo così, ci il deve avere un bel cervello, per l'altra parte il d'Italia. cervello. Sì, e fa bene. Ma ti piace raccontare anche le tue emozioni? Prima, per esempio, ci hai detto la paura non mi appartiene, insomma, i Ma tuoi a me, sentimenti. cioè io lo dico adesso come adesso, la paura a me non mi fa un baffo. Cioè, perché per quante ne ho subite, proprio la paura non so che è una bezzecola. Senti, Massimo, tu scrivi molto di te, no? Sì, Racconti chiaro. molto, proprio
prima parlavamo di autobiografia, tu scrivi anche tante cose autobiografiche e ci hai portato in particolare qualcosa? Sì, ho portato un trafiletto. Vuoi leggercelo? Sì, sì. E questo parla di me da quando ero ragazzino però. Ricordo che un giorno avevo forse 7 anni, con mia madre e mio padre insieme a nostra zia e mio cugino, siamo andati a farci una scampagnata ai castelli con la macchina. Guidava la zia Giorgina. Mentre stava sorpassando le auto cantava a tutta velocità e gli altri guidatori gli urlavano dai finestrini: amore, che stazione è questa? E noi, è una stazione umana. Cioè, c'è stato un divertimento che mi è rimasto impresso, capito? Ti viene nostalgia, Massimo, quando scrivi? Cioè, io vorrei, come se posso dire, allargarmi su orizzonti, a scrivere in vasto genere di tante cose, però purtroppo cioè, non c'ho sempre quella fiamma che mi concede da scrivere a lunga botta, insomma. Ma pure gli scrittori più famosi faticano, quindi sì, perché devi scattare la censura, perché tante parole per dire non le può scrivere, perché oltrepassi un certo limite devi attagliato. Cioè, come censura, Massimo? Chi censura, Massimo? Che censura? Io sono direttore giornale, anzi noi lasciamo esprimere, Shaker nasce proprio per questo. Shaker da libera espressione, ma fa anche altre cose, fa delle cose stupende. Io so che non ne dovrei parlare, però io una foto ve la devo far vedere. Io voglio far vedere questa foto, che è una dei nostri partecipanti al laboratorio di scrittura, che ha in mano una tessera elettorale. So che non devo parlare di voto, però voglio dire che lei nessuna preferenza, senza preferenze. Lei, eccola qui, lei, diciamo, 6 mesi fa stava per strada, grazie ai laboratori gli abbiamo fatto prendere la residenza anagrafica, che è un grosso problema che stiamo dibattendo anche con FIOPS, e adesso è andata a votare, quindi il laboratorio ha permesso a un cittadino in più di votare, quindi mi ha fatto un sospiro di sollievo, mi ero preoccupato, come tutti quelli che scrivono un po' insofferente quando si taglia, perché ci sono dei limiti quando scrive gli articoli e anche i libri, ahimè, che deve rispettare. Allora Don Mauro, è una bella storia quella che abbiamo sentito, bellissima, no? In qualche modo conferma quello che dicevamo in apertura, che la scrittura e quindi la condivisione dei propri pensieri può essere anche in questo caso terapeutico, importante, motivo di inclusione. Assolutamente sì, cioè nel senso che essere il vero modo di essere felice è essere se stessi, e quindi quando per chi ha un temperamento artistico l'unico modo di essere se stessi è scrivere, e provando a fare questa opera che poi qualcun altro leggerà, come fa il Signore qui, che ovviamente scrive perché qualcuno lo legga alla fine. Ma può essere anche una forma, diciamo così, di riscatto? Cioè è una forma, direi, di... Cioè l'uomo è se stesso soltanto quando entra in comunione con le altre persone. Cioè, riscatto mi sembra una parola un po' negativa, come se fosse contro qualcuno. Io direi più di... quando si usa la parola inclusione si intende l'entrare in relazione con la comunità, con gente che ci leggerà, che quindi saprà dire di sì alla nostra vita, che ci saprà apprezzare. Tra poco andiamo da Massimo, ma vedo che Alessandro sta scrivendo da 1 ora e mezza, prendendo appunti. Io approfitto, che succede? Prendendo appunti, una cosa molto interessante che veniva detto prima ai bambini. Io credo che il creare ponti sia una cosa fondamentale. Noi abbiamo un bellissimo progetto in corso con una scuola media di Roma, in cui i bambini della scuola illustreranno le poesie e gli scritti dei nostri ospiti, e vedere loro che capiscono già da piccoli quello che è il vero senso dell'essere uomo, quindi quello che è dentro le persone al di là dell'etichetta, che quindi quello che viene chiamato barbone è una persona in realtà, quello che c'è dietro, che può esprimere delle cose e delle poesie come faceva Massimo, questa è una grande cosa. E poi sul senso di comunità mi veniva in mente un proverbio africano che ci ha proprio detto all'inizio di un corso Elisabetta Colla, che dice: se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Quindi bello, questo diciamo è bello, quello che lascio come bello pure sentire Don Mauro parlare, sacerdote, così bene dei social network. Grazie. Che in genere vengono demonizzati. Massimo, scrivere di te stesso, le tue emozioni, i tuoi ricordi, anche degli altri, ha dato significato alla tua vita, più senso, sì, l'ha resa più ricca, diciamo. Logisticamente parlando, scrivere per me è un passatempo. Poi, chiaro, ci stanno delle fonti d'egocentrismo in me che
quando è le butto giù, non sto a guardare se passa o non passa, perché non me ne frega niente quando non sto scritto. Però vedo che finora non c'è nulla da reclamare, insomma, vedo che va tutto per la quale. Quindi è contento di quello che scrive, la sincerità dello scrittore, Massimiliano. Bene Massimo, grazie che te ne sei stato con noi, grazie a Leonardo, grazie ad Alessandro, grazie a Don Posso Mauro. Posso ricordare il sito? Certo. Binario95.it, dove potrete anche aiutare i sogni dei nostri ospiti, perché noi di volta in volta diciamo che cosa loro vogliono, per esempio il prossimo è una gita fuori porta dove voi con e noi possiamo aiutare a realizzare, aiutare a realizzare. Ha aperto uno scenario inimmaginabile. Allora noi terminiamo qui questo spazio dedicato alla scrittura in tutte le sue forme, subito dopo la pubblicità torna l'albero del bene comune, oggi